Sono Marco Meda, buongiorno, grazie Davide. Abbiamo preparato delle piccole slide, non so se avete modo di proiettarle, perfetto. Alla prossima slide, dove sostanzialmente possiamo vedere quelli che sono i dati di mercato. Infatti il private debt continua a registrare un forte appeal presso gli investitori istituzionali. Secondo dati Preqin, la raccolta dei fondi di private debt in Europa per il biennio 2018-2019 è pari a circa 25 miliardi di euro. Questo perché, appunto, come già detto anche nei precedenti interventi, i bassi tassi di interesse imposti negli anni dalle politiche monetarie non convenzionali della BCE hanno portato gli investitori istituzionali a ricercare rendimenti superiori rispetto al debito governativo. In tale contesto, il private debt ha dimostrato di essere una fonte di reddito sostenibile e affidabile per gli investitori istituzionali e altresì utile per la diversificazione delle proprie strategie di portafoglio. I fattori positivi da considerare sono i rendimenti a scadenza superiori rispetto ai titoli di debito pubblico o corporate bond quotati di pari rating, i minori tassi di default rispetto al mercato dei titoli high yield per effetto di credit covenant più stringenti di un'attenta selezione del credito. La presenza di opportunità di mercato per gli investitori altrimenti inaccessibili tramite il mercato fixed income tradizionale, anche in termini di struttura di deal, e la decorrelazione dell'andamento dei mercati finanziari quotati e la possibilità di ottenere, anche in fase di crisi, ritorni prevedibili e distribuzioni annuali di dividendi. Prossima slide. Al tempo stesso, lo strumento del private debt ha trovato sempre più riscontro presso il tessuto industriale grazie ai vantaggi che è in grado di offrire. Infatti, il ricorso a un fondo di private debt consente alle imprese di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento di capitali con una struttura più bilanciata tra capitale di rischio e capitale di debito, trovare un partner finanziario stabile con cui condividere progetti di media e lunga scadenza e un interlocutore unico, in quanto spesso i fondi adottano strategie di investimento di tipo buy and hold. Avere accesso in modo gratuito alle competenze finanziarie, industriali e di business dei manager dei fondi, che consentono di strutturare operazioni personalizzate ed adattare l'intervento del fondo alle esigenze dell'impresa, della sua proprietà e ai flussi previsti dal piano industriale dell'azienda. Avere accesso a strumenti in grado di ottimizzare la struttura finanziaria dell'impresa, anche in termini di allungamento delle scadenze del debito e di soddisfare specifiche esigenze finanziarie anche attraverso prodotti non standard e strutturati. A crescere il potere contrattuale nei confronti del sistema bancario, dei fornitori, dei clienti, più in generale nei confronti dei principali interlocutori dell'azienda. E infine farsi conoscere dalla comunità finanziaria attraverso il network dei fondi dei private debt. Prossima slide. L'Italia, l'abbiamo visto anche stamane, pur presentando ancora dimensioni limitate rispetto ai principali mercati europei in cui il private debt è maggiormente sviluppato, sta progressivamente crescendo sia sul fronte della raccolta che degli investimenti, come evidenziato dai dati AIFI pubblicati sino al primo semestre del 2020. Prossima slide. In attesa di conoscere i dati relativi al secondo semestre del 2020 che verranno pubblicati da AIFI proprio domani, posso portare alla vostra attenzione quella che è stata la nostra esperienza come Green Argo, dato che gli investimenti che abbiamo perfezionato nel corso del 2020 si sono collocati proprio nel secondo semestre dell'anno. Prossima slide. Grazie. Con l'insorgere della pandemia si sono presentate diverse opportunità di investimento interessanti e da tassi crescenti, senza perdere il focus sulla qualità del credito, sul monitoraggio di portafoglio e sul livello di liquidità delle aziende finanziate, che si sono dimostrate resilienti. Sicuramente ha giocato un ruolo importante la decisione del sistema bancario di focalizzarsi sul supporto alle esigenze di breve periodo delle aziende clienti già nel loro portafoglio, limitando l'origination di nuove operazioni. Prossima slide. La crescita dei rendimenti che ha caratterizzato le operazioni da noi perfezionate nel corso del 2020, infatti gli IRR a 3 anni pari al 9,6% rispetto alla media pre-Covid del 6,4%, non ha peraltro compromesso la qualità del credito. Infatti il rapporto fra redditività ed unità di leverage è cresciuto dall'1,5% per unità di leverage delle operazioni pre-Covid al 2,1% per unità di leverage delle operazioni post-Covid. Pertanto, a parità di livello di indebitamento, la redditività delle operazioni perfezionate post-pandemia è stata più elevata. Prossima slide. Inoltre, anche la redditività in relazione alle perdite attese, che abbiamo stimato tramite un modello di riscalc che ci è stato messo a disposizione da Moody's, è cresciuta, come appunto evidenziato dalla tendenza espressa dal grafico di questa slide. Ultima slide.
con il lancio del secondo fondo di Private Debt, gestito appunto da Green Argo, continueremo a supportare i progetti di sviluppo delle imprese italiane che fanno capo sia a famiglie imprenditoriali che a fondi di private equity italiani ed esteri.